maggiori studiosi di harp e delle scie chimiche sono canadesi, Begich e Manning, che hanno scritto Angels Don't Play This Harp, da cui ho mutuato il titolo del mio articolo per Area di Confine, intitolato appunto Angeli, non suonate quest'arpa. Questo è un articolo del 7 marzo 2008, Le scie chimiche nel cielo, Foggiano. Lì c'è il link di riferimento. E qui arriviamo a qualcosa di molto più pesante, perché voi vi starete chiedendo: ma perché stanno buttando le scie chimiche? Poi si scopre, non solo per il funzionamento acqua, ma poi si scopre qualcosa di peggiore. E cioè che in queste scie chimiche incominciano a mettere anche virus che si attivano a seconda del programma che loro decidono. Si possono attivare dopo 6 mesi, dopo 1 anno, dopo 2 anni, eccetera, eccetera. Dopo anni che noi abbiamo inalato. Henry Kissinger, che questa mattina è stato nominato da Solange Manfredini per il suo amore nei confronti dell'umanità. E che Henry Kissinger nel 1974, nel Memorandum 200 per la sicurezza nazionale, dice: priorità assoluta per gli Stati Uniti lo spopolamento, in inglese si dice depopulation, dovrebbe divenire la prima priorità della politica USA verso il terzo mondo. Questi sono preoccupati, vogliono ridurre tutta la terra a un'America. Ma giustamente, come dice Peppino, non durerebbe nemmeno una settimana. Henry Kissinger quindi dice questa affermazione, sta parlando di uccidere delle persone, è talmente chiaro. Attenzione che i resoconti dei memorandum, che poi sono andati avanti fino al 2000 e fino all'epoca nostra, parlano sempre di spopolamento del terzo mondo, priorità assoluta degli Stati Uniti. Ma una cosa del genere l'ha detto anche Jacques Cousteau, non ve lo sareste mai aspettato. Jacques Cousteau dice: per stabilizzare la popolazione mondiale dobbiamo eliminare 350.000 persone al giorno. È una cosa terribile, altissima, e anche peggio non dirla. E allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo unirci, ma unirci in maniera forte, indelebile, perché o le vibrate proteste e le denunce saranno immediate, numerose dal livello planetario, oppure non ci sarà più nulla da fare, poiché siamo di fronte ad un'arma letale che cambia preventivamente il nostro modo di pensare, attenzione, riducendoci a zombie e marionette in mano a chi preme i pulsanti HARP. Domanda. C'è un WhatsApp. Non volevo ammazzarli. Ah, poi ecco, a proposito di ammazzare, tutti i riti esoterici parlano di persona che muore, la sua persona precedente, il terzo giorno resuscita. Ma tutti, attenzione, è un fatto planetario questo di morire alle proprie idee precedenti per rinascere finalmente a una nuova visione. Allora, se vi ho ammazzati, forse ho raggiunto il mio scopo, perché rinascerete con una nuova visione, il terzo giorno risusciterete, e spero che saremo insieme per fare queste vibrate proteste a livello internazionale, ma soprattutto lavorando sul Parlamento italiano, che, permettetemi di dirlo, è il più mafioso che io abbia mai conosciuto sulla faccia della terra. Adesso la carta dei tarocchi della morte indica il cambiamento, no? Quindi se li hai avanzati speriamo che cambino. Allora fare una domanda. Chi? No, allora, se diciamo una la mia è una semplice affermazione l'altro giorno, tre giornali, ho detto che la popolazione mondiale. Lui è un mio allievo. Ah, ho avuto un resto un po' lì. Grazie, anch'io. Sono fortunato. Appunto dicevano che la popolazione mondiale fosse verso un decremento, si parla che non mi ricordo bene le statistiche, però proprio confermo il fatto che sembra strano, visto che il fenomeno era piuttosto dilagante, no? Ci preoccupavamo dalla Cina, di questi paesi, dove sì. Poi hanno raggiunto loro lo scopo, perché il governo cinese ha posto limiti a avere figli,
Però adesso per fortuna nostra, altrimenti con un governo berlusconiano oggi la Cina farebbe 6 miliardi di abitanti e quindi noi dovremmo andarci. Però questo è conferma appunto di quello che dicevi, che questo è un programma in atto che sta portando lo scontro oggi. Bene. A proposito di domenica, quando è stato fatto quella foto? Domenica 7 marzo 2008. Diciamo, mi trovo davanti a questo argomento, diciamo, in maniera così improvvisa, per cui non ero consapevole, diciamo, di queste cose, no? Informato. O meglio, avevo sentito dire qualcosa di questo argomento, però non avevo mai approfondito. Ma penso che, diciamo, al di là di tutto, ci sia, come dire, la necessità che le popolazioni, diciamo, vogliono subire tutto quello che si decide nelle sale dei bottoni, diciamo, devono comunque fare un cambiamento. Diciamo che nel cambiamento poi non è che sono delle cose facili, insomma, nascono da piccole cellule che poi cominciano a sviluppare un pensiero e, diciamo, è possibile avere dei cambiamenti globali. Ci sono state molte epoche che hanno avuto già fenomeni di questo genere. Quindi voglio dire, è chiaro che bisogna prendere coscienza di quello che può succedere, di quello che viene manipolato alla nostra insaputa. Diciamo, io appunto stavo leggendo un libro di Gianluca De Feo che parla dei veleni di Stato che sono stati sepolti, mai nessuno si è voluto occupare, diciamo, di bonificare queste aree, perché sembra che, insomma, che in epoca fascista ci sia stata una grandissima produzione di elementi chimici e di, diciamo, perché veniva già progettata in Italia la guerra batteriologica, insomma, e queste sono state scaricate nei mari, chissà cosa succederà in futuro, diciamo, rispetto a queste cose. Però voglio dire, mi incuriosisce questa cosa delle foto, è possibile avere un monitoraggio radar di questi per fare, quindi, un'identificazione allora vorrei aprire un'inchiesta, parliamo delle foto, sì, cioè, vorremmo sapere chi parla. Bisognerebbe avere una democrazia diretta e proporre un referendum, perché allora, se come dicono i debunker attraverso i mezzi di disinformazione di massa, queste sono aerosol che ci fanno bene, eccetera eccetera, io dico allora, per far smettere questa preoccupazione planetaria, perché è planetaria, attenzione, fate scendere questi benedetti aerei, fateci vedere che cosa c'è dentro, fateci fare le analisi, perché le analisi comunque le stanno facendo i gruppi. Per esempio mi hanno scritto da Campobasso, dove hanno fatto analizzare dopo il passaggio di questi aerei le acque e le foglie degli alberi, eccetera eccetera, e c'è tutta quella schifezza chimica di cui si parlava prima, cioè particolato di alluminio, bario, in alcuni casi anche virus, in altri casi sporcizie che mettono nell'uranio cosiddetto impoverito e così via, insomma, scaricando quindi nell'aria per farci crepare, come vedete da quest'altra affermazione di Eric Piang del 2006. Questa è stata una sorta di incontro accademico dell'Università del Texas, l'Accademia di Scienza del Texas. Eric Piang, che è uno zoologo darwinista, ha detto: i carburanti fossili stanno finendo, sicché dobbiamo tagliare la popolazione fino a 2 miliardi, un terzo di quello che c'è attualmente. Cioè, avete capito? Noi continuiamo a parlare di Adolf Hitler, di Stalin, quando questi due messi insieme, di fronte a il progetto che ci stanno riservando, è veramente un progetto. Avete visto che sono usciti almeno una ventina di film su virus che scappano da un laboratorio e provocano un eccidio totale. La Guardia Nazionale interviene, alcuni si possono salvare, altri no. Sì, dimmi. Tutto pilotato. Tutto pilotato. C'è una domanda che voleva fare il giovanotto lì. Sì. Non so se si conosce da qual è l'opposto impatto. No, sono a rapporti militari della zona, attenzione, non vengono via da molto lontani. Sì.